Boh, intanto inizio a fare dei cerchi. Hi Tecla! Ciao guys! Oggi siamo in preparazione dei ravioli cinesi. Inizio con la pasta. Ok. Oh, jadi bikin ravioli ya? Ravioli Cina ya? Kenapa kok bikin ravioli Cina? Ma perché? Perché mi piacciono tanto. Ah, kamu suka ya ravioli Cina ya? E perché adesso i ristoranti cinesi sono chiusi, quindi li faccio da sola. Ok. Allora abbiamo 250 grammi di farina, un pizzico di sale, lo aggiungo, mescolo un po'. Questo è per preparare appunto la pasta. E poi un po' alla volta incorporo l'acqua, che è 150 ml di acqua. Ok. Ok. Vado. E adesso un po' alla volta inizio poi a mescolare anche con le mani. Quindi basta solo l'impasto, questo è giusto? Questo è l'impasto che dopo deve riposare avvolto in carta per, in pellicola per circa un'oretta. Ok, allora l'impasto è finito, adesso lo avvolgiamo con un po' di pellicola, ok, e lo lasciamo poi riposare per 40 minuti, un'oretta, in un luogo fresco e asciutto. Però di luar? Là. Ok guys, we are ready to mix all the ingredients. We start from the ginsappi, ok, cerco l'acqua un pochettino e ci aggiungo scalogno, bawang merah, ok, un po' di cipollotto, daun bawang, miscolo, anzi facciamo che it's better with hand. Sudah cuci tangan ya? Sudah cuci tangan. Ok. Un po' di pepe. Pepe nero. Ok. Cappuccio, col, ok, non tutto, un po' così. Questo è il ripieno, giusto? Questa è la parte del ripieno e poi un po' di wortel. Un po' di jahe, grattugio stretto, ok, e due cucchiai di ketchup asin, esattamente uno e due, ok, ancora mescolo tutto insieme. Ok guys, è pronto, vedete, qui, così, adesso lo copro e per mezz'ora lo lascio. A few moments later. Love is love. Love is love. Adios. I nostri raviolini. Yes, kita coba dumpling buatan amore mio, Tecla ya. Boleh pakai ini ya, Tecla? Pakai ini, sari. Salsa di soya, vai.
kita coba. Begitu, oh ini mencat ya. Coba guys, enak nggak? Buono. Bene. Buonissimo. Brava amore. Grazie. Fantastico. Biasanya masak. Saya masak buat Tekla. Sekarang gantian Tekla yang bikin kejutan buat saya. Mungkin kita suka makan. Jadi Tekla suka banget makanan Asia. Apalagi makanan apa? Bukan hanya Indonesia ya. Indonesia jelas pasti suka. Makan makanan restoran Cina gitu ya, kayak dumpling gitu tadi. Pokoknya dia suka banget. Jadi perpaduan rasa antara sayur sayuran, daging dan apa jahenya tuh kerasa banget ya, jadi harum harum banget lah rasanya perbandingan. Saya nggak nyangka kalau si Tekla bisa masak kayak gini. Salut ya punya top. Rada tanto tu lo mangiare. Buoni. Buoni, cavolo. Come quelli del ristorante? No, più buoni. Più buoni? Molto più buoni. Più buoni, sì. Anche la pasta è molto buona. Provate a farli. Un momento. Se volete assaggiare i migliori ravioli di Milano che abbiamo in Italia, andate a vedere questo video, mi raccomando. Ah, si mangia la verdura che l'avevo lasciata là? No, è fatta apposta, è diversa. Mi sono bruciata. Sekarang saatnya kita review bagaimana tentang dumpling yang dibuat oleh Amore. Jadi menurut saya dumplingnya gimana ya, mirip-mirip gitu dengan apa ya, dengan restoran Cina gitu ya. Enak rasanya ya, mendekati, tapi menurut saya lebih enak sih. Karena apa, ini bukan karena yang buat, yang bikin Tekla istri saya, karena memang homemade itu lain ya dengan yang apa yang ada di restoran gitu. Itu menurut saya. Tapi menurut yang lain seperti apa, kita tanyakan kepada mertua saya dan Sofia bagaimana nanti reviewnya. Oke. Allora, i ravioli che abbiamo mangiato oggi, che abbiamo cucinato questa mattina, sono molto molto buoni, molto leggeri, cucinati al vapore e con la foglia di verza sopra, che gli dà tanto gusto, un gusto leggero, un gusto proprio piacevole. E ne ho mangiati 5, ma ne mangerei molti molti di più, perché sono proprio leggeri e buoni, molto molto buoni. A me è piaciuto tantissimo. Beh, che dire, allora, questo piatto buonissimo. Infatti ho mangiato 6 ravioli, mi pare, però ne mangerei ancora. No, veramente lo preferisco rispetto ai ristoranti cinesi dove sono andata, perché qui il fatto di essere casalingo è molto più gustoso, sì, devo dare atto di questo. Ho sentito molto lo zenzero, purtroppo, però dai, non mi dà così fastidio rispetto a quando lo mangiamo magari nel riso o così. Quindi sì, lo consiglio a tutti.
Ciao guys, avete visto? Finalmente oggi ho cucinato io, non solo Chandra, e ho fatto i ravioli al vapore, sono piaciuti a tutti quanti, quindi sono molto contenta. A dimostrazione del fatto che anche qui in Italia mangiamo anche altre cucine, assaggiamo altri cibi, soprattutto orientali, asiatici, in particolare alla nostra famiglia piacciono molto, quindi oggi abbiamo provato qualcosa di diverso dalle ricette classiche indonesiane e siamo andati a esplorare un po' la cucina cinese. Bene guys, sono molto contenta che a tutta la mia famiglia sia piaciuta la ricetta che oggi ho cucinato per pranzo. Quindi ravioli al vapore, originari della cucina cinese, è la prova che anche qui in Italia ci piace assaggiare gusti provenienti da altri paesi, in particolare quelli dell'Asia. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di condividerlo e se potete anche iscrivetevi, lasciate un like e cliccate la campanella. Terima kasih guys!